porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. In questi giorni è in corso il Festival del Cinema di Venezia, che è una delle mostre cinematografiche più famose al mondo. Ma parlando proprio di film, ce n'è uno a cui sei particolarmente legato? Ce n'è uno, The Secretary. Come mai quel film? Incorpo un po' delle mie passioni a livello di attori e proprio dei direttori, è stato fatto in modo fantastico. In breve, di che cosa parlava? Qual era la trama? Una ragazza un po' traumatica per conto suo, per la storia di famiglia, eccetera, eccetera, che va a scoprire come si può comportarsi dentro l'ambiente quotidiano con i suoi problemi, riesce a girare la tensione dell'impulso e combatterli in una maniera un po' particolare. Comunque da vedere. Tra i film che hai visto invece del passato, c'è qualche film che ricordi invece come bruttissimo, che non rivedresti mai più? Oh, ci sono tanti. Uno su tutti? È l'ultimo Terminator. Non ti è piaciuto? Tremendo. Quindi Arnold Schwarzenegger basta, deve smetterla. Ormai è già vecchio. Ah, difficile, il mio film preferito. Vabbè, ultimamente uno dei film che mi piace di più è La grande bellezza di Sorrentino. Cosa ti è piaciuto di quel film? La società che racconta Roma e tantissimo il personaggio di Servillo, che è Jep Gambardella. È un personaggio assurdo e tutta insomma, il modo in cui vive, i suoi dubbi sull'esistenza. L'ho trovato molto profondo, anche se raccontava una società superficiale. Secondo te meritava effettivamente di vincere un Oscar oppure è troppo? No, lo meritava. È il mio film preferito. C'è secondo te invece un film che hai visto durante la tua vita che non rivedresti mai perché proprio non ti è piaciuto? Sì, devo dire che ho visto, mi pare si chiami Under My Skin, quello con Scarlett Johansson di cui avevano parlato benissimo. Non mi è piaciuto per niente, anzi penso di averlo anche piantato a metà a un certo punto e quindi non lo rivedrei. Ti capita di andare al cinema e a metà dire no, me ne voglio andare perché non ce la posso fare a guardare questo film? Sì, però tendenzialmente rimango lo stesso. Onori il costo del biglietto. Esatto, visto che costa già una barcata di soldi, ho detto già che siamo qua. Scavando un po' invece nel passato, un film di quando magari eri piccolina che ti è rimasto proprio nel cuore. Il mio cartone animato preferito era Balto e Mulan. Due titoli importanti. Sì, no, Balto era bellissima la storia, anche lì il lupo poverino, il cane che non sa se essere un lupo, no? E poi è diventato in Alaska, che deve essere un posto assurdo in cui mi piacerebbe andare, e Mulan, era bella la storia. E lei che si traveste da uomo. Io da piccola volevo essere un ragazzo e quindi mi piaceva molto il film. Harry Potter, tutta la saga. Tutta la saga, sono una fan molto sfegatata. Cosa ti è piaciuto di quel film o di quei film? Proprio la trama e il fatto che comunque ci sia l'amore, l'amicizia, tutto racchiuso in un film e in un libro anche. C'è invece un film che non rivedresti più perché proprio non ti è piaciuto, magari avevi grosse aspettative? Tutto il genere horror io proprio non lo sopporto. A te piace il genere horror? No, per niente. Qual è invece il tuo film preferito? Io sono Leggenda, bellissimo film. Come mai ti è piaciuto proprio quello? Ma perché io con Will Smith è uno dei miei attori preferiti, quindi mi è piaciuto particolarmente quello. Quindi comunque quando c'è Will Smith guardi il film? Sì. C'è invece un lungometraggio che proprio non ti è piaciuto, che non riguarderesti mai più? Ma in generale tutte le parodie sugli horror, tipo horror movie, scary movie, tutti quelli non mi piacciono. Non ti fanno ridere? Per niente. E cinepanettoni? No, neanche. A te? Sì, abbastanza. Quindi tu andresti al cinema a vedere, non so, un film di Natale con Boldi o De Sica, invece tu no? Sola. Ci vado da sola, giustamente, ok? Ci vai da sola? Sì.